Come ho detto stamattina sulla mia foto di Instagram, di farmi delle domande a cui avrei risposto riguardo al libro, appunto, se è con te sempre ask. E quindi adesso ce ne prenderò alcune, risponderò. Sono tantissime, quindi ci vorrà un po'. Allora, personaggi di Roberto e Lorenzo esistono davvero? Chiede, aspetta, trattino basso Vittoria, trattino basso Chieca, trattino basso. E sono davvero i tuoi migliori amici e adoro, mi saluti su Vittoria, ciao Vittoria. Comunque allora, intanto si chiamano Isabella e Lorenzo e non Roberto, sarà che pensa alla Roberta, Robby, Robby, ma cioè, vabbè. Comunque, come carattere, vabbè, diciamo che Isabella più o meno è una mia amica che si chiama Roberta e Lorenzo no, l'ho abbastanza più o meno immaginato. Forse Fio ci può assomigliare un po', però non hai piedi grandi, Fio, quindi. Ali punto dell'Anna, senza l'apostrofo dell'Anna normale. E il tuo personaggio preferito? Due. Allora, nessuno se lo considera. Io continuo a dirlo alla casa editrice che mi piace tantissimo. A me piace Bruce, ragazzi. Io sono innamorata di Bruce. Perché anche se è un personaggio decisamente secondario, mi piace molto, cioè, com'è, perché io me lo immagino molto tranquillo, di quelli che ti sorridono sempre, sono molto disponibili, quindi mi piace molto, molto, molto. E poi James, perché beh, James, cioè, dopo vi dirò chi l'ho ispirato, perché una ragazza me l'ha chiesto, quindi capirete. Poi, allora. Margherita Savoia, trattino basso, come l'Hotel Savoia, tra l'altro. Ha detto, quanto hai impiegato a scriverlo? Ti piacerebbe vederlo realizzato in un film? Allora, più o meno ci ho impiegato 6 mesi. E mi piacerebbe tantissimo vederlo realizzato in un film, davvero, davvero, davvero tanto. Infatti, fosse per me, io starei già qua a scrivere il copione, che non è neanche il mio compito, però vabbè. Maria trattino basso, punto 111. Dice, a chi o che cosa ti sei ispirata per i personaggi e per le vicende? Allora, ecco qua quello di cui volevo parlare. Dovete sapere che la prima cosa che ho fatto è appunto scegliere i nomi dei personaggi, più o meno il tipo di carattere. Per l'aspetto fisico e quindi come avrei dovuto descriverli, ho preso dei personaggi famosi, appunto attori. Ho preso la foto, l'ho stampata e quindi poi cioè, l'ho descritti più o meno in base a loro. Effie. Ho fatto un misto tra più o meno me, perché boh, esteticamente la volevo more, e Nina Dobrev. Poi James e Jan Smeralda, ovviamente. Poi Alessandro Harry Styles, anche se cioè, come carattere non si assomigliano molto, forse Harry sarebbe stato un po' più adatto a James, però come aspetto fisico, appunto, capelli un po' lunghi, misterioso, occhi verdi, Che altro c'è? Ok, Andrea a Johnny Depp da giovane, perché ho trovato delle foto bellissime con i capelli anche lui lunghi, tutti i capelli lunghi hanno in questo libro, e è stato molto elegante, quindi mi sono ispirata a lui. Stella a Kaya Scolderario, non so pronunciare il suo cognome, che ha fatto sia Skins, tra l'altro in Skins, nella serie che appunto interpreta lei. Lei si chiama Effie, e quindi ho preso da lei sia l'aspetto di Stella, diciamo, sia il nome, perché è molto particolare, non ce l'ha nessuno praticamente, e quindi come nomignolo mi piaceva. Giulia, allora Giulia, non so come si chiama il nome della protagonista, però è la ragazza quella di Pitch Perfect, bionda, Amy fa in Pitch Perfect, lei, proprio l'ho presa e l'ho scritta, perché cioè, è straironica e mi sa un sacco simpatica. Bruce, il mio Bruce, scusa tesoro, ti stavo dimenticando. Quello che fa è Matt Donovan in The Vampire Diaries, cioè lui preso spiaccicato. Alessia Bellomo dice: qual è il personaggio che più ti rappresenta? Beh, sembra un po' scontato, ma in realtà, ecco, io ho preso i personaggi, soprattutto Stella ed Effie, e ho messo in loro due molto di me. Cioè, ad esempio, io non sono fissata con l'alimentazione come Stella, assolutamente non lo sarò mai nella vita. Però ho messo in una scena che appunto lei si vergogna di andare a ordinare, e quello appunto l'ho preso da me perché anche io sono così. Ciao. Mentre Effie è me, cioè prendete me, sono praticamente lei come carattere, però non so giocare a pallavolo. Trattino basso punto writers punto trattino basso dice: le canzoni all'inizio del capitolo le hai messe per un preciso motivo o semplicemente perché ti piacevano? Allora. In realtà è una cosa che ho deciso di mettere mentre scrivevo, perché non è che sono partita con l'idea, mettiamo le canzoni all'inizio capitolo. E l'ho visto fare pochissime volte in pochi libri. E secondo me, comunque, visto che ormai noi giovani, sembra una vecchia a dirlo, andiamo sempre in giro con le cuffiette in continuazione, ho pensato che cioè, mettere delle canzoni che ispirassero più o meno come ritmo, come parole all'inizio capitolo sarebbe stato più. Avrebbe. Pronto? Sì, buongiorno.
mi ha costretto a dirlo, cioè proprio mi ha inviato 20.000 audio, le canzoni di Taylor Swift l'ho messe la maggior parte per Fiu, cioè sono 2 ore che mi dicevo mi raccomando dillo che l'hai messa per me, perché noi, cioè, lui soprattutto è fissato con Taylor Swift, quindi ho detto boh, sarebbe carino metterla, a parte che mi piace tanto lei, soprattutto le canzoni che faceva prima, e quindi ho deciso di metterle anche per quelle. Idols Hug Me dice, ciao Ele, mi chiamo Stefania, ciao Stefania, anche io vorrei diventare una scrittrice come te, è uno dei miei più grandi sogni, volevo chiederti dove trovi di solito l'ispirazione, io scrivo a volte è difficile trovarla, ti voglio bene, grazie, se risponderei un bacio. Allora, ti do un consiglio, se tu vuoi scrivere una storia che sia più corta anche di un libro, una novella, cioè io prima all'inizio facevo una cosa sbagliatissima, cioè io scrivevo e mentre scrivevo mi venivano in mente le idee. Cioè, se vuoi farlo, ok, però poi non ci capisci più niente perché ti perdi tutte le cose. Invece, io per Second e Sempre ho usato un metodo. Cioè, ho preso un foglio, una penna e ho fatto una riga con una freccia, cioè la linea del tempo. Ho messo l'evento, cioè il primo evento che deve succedere anche della storia di Effie all'inizio e l'ultimo alla finale o alla fine. E lì ho deciso cosa metterci in mezzo, dove metterlo, in che momento metterlo. E poi lì quegli eventi l'ho più o meno sviluppati, ho fatto il riassunto di quegli avvenimenti e poi l'ho diviso in capitoli, cioè nel primo voglio che succeda questo, nel secondo invece questo qua, e appunto questo aiuta molto anche per organizzare le idee. Poi J-Giorgia-25 dice, ti sei un po' ispirata alla tua vita, sei la migliore, grazie tesoro. Comunque beh, comunque perché quante volte ho detto comunque qualsiasi scrittore penso che prenda degli avvenimenti che sono successi nella sua vita e li mette nel romanzo. Ci sono tipo ad esempio all'inizio dico che i miei genitori litigano perché mio padre ha comprato una bici senza aver detto mia madre, è successo davvero. Mi hanno litigato. È vero. Ciao papà, mi dispiace. Ah, ti mando un bacio. Tipo, posso fare un video mentre fai il video? Ragazzi, fa il video mentre faccio il video. Dopo James c'è una scena in cui appunto dice dammi gli occhiali da sole che poi io glieli lancio. Io vabbè, figli li lancia e lui li prende. Conosco un ragazzo che non nomino, che appunto era così e diceva tipo dammi gli occhiali. E io appunto glieli lancio. Posso mettere su Instagram? Sì, mettilo dove ti pare. Io vorrei fare il book trailer fatto normale del libro, ma non sono capace. Quindi ora che vi ho detto più o meno i personaggi chi sono, se voi riuscite a farlo, io assolutamente li guardo tutti quanti, tutti quelli che fate su YouTube, perché anche gli edit, sarei un sacco curiosa di vederli, davvero 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 tanto. Tipo appunto con Yasmin, Harry Styles, vabbè, ci siamo capiti. Martina-Bertobocco03 dice, sarei date i luoghi degli altri firmacopie? Allora, io so sicuramente che domani c'è Frosinone, quindi ci vediamo tutti domani a Frosinone. Poi, questo weekend ho Padova e Bologna. Milano il 24 e ci sono altre 2 date. Posso dirle? Tanto ormai. E quando è tutto lo ricordo? No. Allora, c'è scritto. Ci sono altre date che vi sto per annunciare in anteprima esclusiva mondiale, altro che gli Oscar qua. Io posso fare la voce fuori campo. un giorno di settembre, Eleonora Gaggero registrò il suo vlog. Allora, niente, non l'ho mandato. Ora lo blocco un attimo, così cerco. Allora, rullo di tamburi. La voce fuori campo. Mamma, dici, fai la voce fuori campo e non la saprà annunciare 2 eventi, vai, fate, devo fare ferma immagine. Sai che non la ridata. Ciao. Vabbè, lo dico da sola. E l'onore che gira sta per annunciare 2 eventi. Il 7-10-2017 sarò a Viterbo, in libreria, a Teatro Caffeina. Ma se una libreria, come fa essere un teatro? Poi il 19-11, quindi tra tanto tempo, me lo sarete già dimenticato, alle 15 sarò a Cuneo, a scrittori in città. Buona giornata, ci scrive anche alla fine, buona giornata. Poi ce ne saranno altre, infatti oggi la ragazza che si occupa di organizzarmi gli eventi ha detto che si sta mettendo d'accordo per fare altre tot di date, che non so quante sono, non so neanche ancora dove sono. Vabbè, perciò io direi che altre domande alla fine più o meno erano sempre le stesse, quindi risponderei sempre le stesse cose. Ci vediamo al vlog di domani, perché ormai ne metto uno al giorno, cioè. No.
Come, no? Fammi finire. Dicevo, farò un vlog anche domani perché sarò a Frosinone e appunto non so l'orario, non me lo ricordo, lo dico. Allora, 16:30 ci vediamo a Frosinone, a libreria Ubic, via Aldo Moro 150. E appunto dovrete andare a comprare il libro, vi daranno un pass e incontrerete. Perciò è stato un piacere avervi nel mio vlog, perché alla fine è come se vi avessi avuti insieme a me. E allora, come ho detto nel vlog di ieri, che in realtà ho messo oggi, scrivetemi qua sotto i vostri personaggi preferiti. Finora non so chi sta vincendo, sono molti Effie. E anche Alessandro, non me l'aspettavo, pensavo tipo che diceste tutte James. Mi raccomando, rivalutate Bruce, ok? Ciao!